Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Finalmente il tanto atteso update dei tatuaggi che ho fatto in questo 2018, anche se adesso lo so, siamo nel 2019, ma ancora non ho fatto nulla di nuovo, a parte due cose per un motivo che avrei sicuramente evitato, avrei preferito non ci fosse stato, ma adesso vi spiegherò tutto con calma. Ci tengo a ribadirvi che non vi faccio vedere tutti i miei tatuaggi perché ve li ho già fatti vedere mille e mille volte in altri video. Vi lascio la playlist nella scheda informazione che trovate o qua o qua, devo ancora capirlo dopo anni. Quindi in questo video vi faccio vedere proprio solo quelli nuovi. Detto ciò, iniziamo con quelli un pochino più vecchi tra questi, quindi che ho fatto magari a inizio 2018, anche se onestamente non me li ricordo cronologicamente, ma cercherò di farlo come sempre. Forse i primi che ho fatto sono stati quelli di Harry Potter. È una delle mie saghe preferite. Penso ormai di avervi fatto una testa tanta, quindi lo saprete a memoria. La mia tatuatrice, che attualmente si è trasferita a Bologna, mannaggia lei, Grace Morgan, la trovate su Instagram, che ve lo so di affa, è una bomba, ma dove vado io sono sempre una bomba, altrimenti non ci andrei. Aveva pubblicato la foto di questi flash tattoo, che sarebbero tipo una sorta di schizzi, tatuaggi molto piccoli o comunque di media misura, che i tatuatori mettono disponibili per chi magari al momento non ha un'idea, oppure quello è il tema che vuole andare a toccare ma non sa bene cosa fare. Quindi lei ha pubblicato tutti questi di Harry Potter, io ne ho subito fermati due, e quindi mi sono tatuata il boccino d'oro, che è assolutamente uno dei simboli più riconoscibili in assoluto, infatti ogni tanto mi ci fermano, con una delle scritte che più di tutte mi ha colpito nel film, in cui mi rispecchio tantissimo: I hope net close, quindi mi apro alla chiusura. Sta a significare che prima di tutto sono una persona molto introversa, che non si apre facilmente con gli altri e soprattutto non si apre con tutti. In più la frase stessa è in un punto del film e in uno dei film che probabilmente è uno dei miei preferiti, e quindi tutto l'insieme di queste cose mi ha fatto dire assolutamente questo è uno di quelli che mi devo fare. In più pensavo da tempo di farne uno di Harry Potter, alla fine appunto ne ho fatti due, perché l'altro è invece il mio incantesimo preferito, che viene in realtà citato poche volte nel film, però c'è una scena in particolare che, vabbè, questa ve la spoilerò se non avete visto il film, dove Hermione toglie un po' i ricordi di lei dai suoi genitori, e questa cosa mi ha colpito tantissimo e mi piace tantissimo. Poi la cosa bella è che, come vedete al mio tatuaggio, è una formula che io ho scritto in inglese, quindi nella lingua originale, perché poi tradotta da noi in italiano viene cambiata. Infatti molti mi hanno detto: io hai sbagliato a scriverlo. No, semplicemente l'ho scritto in lingua originale. Infatti è una boccetta di pozione, perché, altra cosa che ci tengo a specificare, sì è una formula magica, un incantesimo, ma nello stesso tempo c'è anche la relativa pozione. So che sto parlando di, non lo so, bolle blu per molti, ma se andate a cercare su Google, su Pottermore, c'è anche appunto la pozione, quindi non è sbagliato neanche questo. Tra l'altro la boccettina è molto simile, e quindi questi sono i primi due tatuaggi tema Harry Potter. Non escludo che magari in futuro io ne possa fare altri, perché ripeto, sono pazza. Sempre cercando di andare in ordine cronologico, credo di aver fatto il tatuaggio del sushi insieme a quello della sirena sull'avambraccio, quindi vi faccio vedere prima quello della sirena sull'avambraccio. È bellissimo, ragazzi, questo me lo dicono tutti perché è davvero stratosferico, sempre fatto da Grace. Vabbè, lo sapete già il mio amore per le sirene, non c'è bisogno che io ve lo ridica. Ho già altri tatuaggi fatti in questo tema e mi mancava proprio una sirena in carne ed ossa, come io me l'ero sempre immaginata, perché poi ho tatuato anche la sirenetta del cartone animato. E questa sirena l'abbiamo pensata proprio insieme, io e Grace. Lei me l'ha disegnata, io le davo insomma le indicazioni, le ho detto che la volevo con una faccia, vabbè, stupenda, perché è una delle sue caratteristiche fare tutte queste facce super cute, con queste labbrone super filler, e poi appunto tatuata, bellissima, ragazzi, sono stata entusiasta. Mi piacciono tantissimo anche i colori che abbiamo scelto, non ho altre parole per descrivervelo, vi basta guardare i capelli e il fatto che Grace sia diventata cieca per farli. È assolutamente uno dei miei preferiti. E poi lo stesso giorno ho appunto fatto il sushi, o meglio il nigiri o nigiri di salmone, che è uno dei miei preferiti. L'ho voluto fare
perché ovviamente è uno dei miei piatti preferiti. Come in futuro io voglio tatuarmi la pizza e un bel cheeseburger. Così ragazzi, la vita è una sola, viviamola, no? Anche questo sushi è fatto ad opera d'arte, sempre appunto da Grace. È stupendo, è iper realistico, ha fatto proprio i chicchi di riso, la forma giusta, il pezzo di salmone bello succoso, e appunto mi fa letteralmente impazzire. È anche molto ironico, se vogliamo. Poi, sempre da Grace, prima che si trasferisse a Bologna, chiunque fosse di Bologna, siete molto fortunati per non dire altro, ho fatto la tanto attesa copertura, quindi è un cover up di un tatuaggio che io avevo in precedenza, che era il quadrifoglio col numero 10. Vi avevo detto in uno dei video scorsi appunto dei tatuaggi che l'avrei coperto, e alla fine l'ho fatto. Quello che io dico, ragazzi, faccio sempre, se tra 10 anni o tra 2 mesi, questi sono dettagli, ma lo faccio. E sempre Grace mi ha disegnato questa vampira, perché è un'altra delle mie forti passioni. Infatti non a caso la mia serie TV preferita è The Vampire Diaries, e infatti una delle indicazioni che le avevo detto era di fare questa vampiressa, questa vampira, più somigliante possibile ad Helena Gilbert, che è appunto la protagonista di questa serie. Solo che non abbiamo potuto farla troppo identica, e non lo so, non risultava credibile, perché lei comunque ha dei tratti molto dolci, quindi l'abbiamo un pochino fatta aggressiva e sensual. Però ragazzi, vogliamo parlarne? È strepitosa. Probabilmente alcuni la vedranno come una macchia nera, ma era l'unica cosa da fare per appunto andare a coprire, quindi sotto i capelli c'è proprio il tatuaggio vecchio. Poi io ho fatto mettere in testa questa sorta di tiara stile Coachella, che è molto molto bella. C'è naturalmente il sangue che cola, e in mano abbiamo voluto metterle una rosa, che non so perché i vampiri vengono ritratti sempre con sta rosa in mano, ed era molto poetica come cosa. Io ho pensato anche a farci tipo una luna, però veniva orribile, quindi sono stra mega iper soddisfatta. Forse uno dei punti che mi ha dato più fastidio è che si è gonfiato di più, infatti era diventato anche addirittura rosso, insomma un disagio. Però alla fine ce l'abbiamo fatta ed è stupenda. E ci tengo a precisare che questi tatuaggi non li ho mai ribattuti. Gli unici che ho ribattuto sono quelli sulle dita, che infatti poi si sono aperti, ma dettagli. Dopodiché passiamo a appunto quelli in mezzo alle dita nuovi che ho fatto. Questi qua invece da un'altra tatuatrice. Questi qua ve li faccio vedere qua. Ho fatto la mezzaluna, appunto sempre ricongiungendomi alla cosa dei vampiri, la notte e queste cose che mi piacciono. L'unico problema è che la linea è scoppiata, vedete qua sopra è scoppiata, però comunque è carino lo stesso. E poi ho fatto questo, che ho ripassato recentemente perché sotto si era tolto, perché andava proprio ad intaccarsi con la parte sotto del palmo, che da tatuare, a parte che è dolorosissima, anche se io vi ripeto, una soglia del dolore alta, quindi riesco a gestirmela bene, però proprio il colore tende a saltare sempre. Infatti adesso prodo ribatterlo. E questo qui è il simbolo del toro zodiacale, che appunto è il mio segno. E quando sono andata a fare questi, così d'impulso, ve lo dico, non ci avevo neanche riflettuto troppo, però non mi sono affatto pentita perché mi piace molto, ho fatto anche questo fiocco di neve, che in realtà all'inizio era soltanto contornato, ma semplicemente per un fatto che io mi ero scordata di dirle che lo volevo colorato, nella fretta, nell'entusiasmo, poi sono andata via scordandomene. Me lo sono fatto poi colorare da un'altra ragazza da cui sono andata ultimamente. E questo qua in realtà, allora, ha tanti significati. Quello che vi posso dire è che sicuramente preferisco la montagna al mare, e questo è quello più blando, più banale, però ci sono tantissime altre cose dietro che onestamente non mi sento di dirvi, quindi su questo sorpasseremo. Gli ultimi due invece sono quelli più recenti che ho fatto quest'anno e che appunto avrei evitato spassionatamente, perché purtroppo è venuto a mancare mio nonno verso fine gennaio, e ognuno vive il lutto un po' a modo proprio e lo elabora, ci vuole il tempo che ci vuole, e ancora in realtà non me ne capacito. Non lo so, è una cosa un po' strana da spiegarvi, però non voglio intristire nessuno, chi ci è passato lo sa, ognuno la vive a modo proprio. E appunto io, per cercare di celebrare un po' quello che lui è stato, ho
voluto fare due tatuaggi. Mio nonno era molto legato al mare, era proprio un lupo di mare, quello che si definisce così. Ogni volta che aveva tempo andava, si tuffava, pescava, cioè di tutto e di più. Quindi sul piede, il mio primo tatuaggio sul piede, ragazzi, pensavo di morire perché io ho il piede secco e con la pelle sottile sottile, ma in realtà ce l'ho fatta. Mi sono tatuata un'onda, sempre stilizzata, in stile watercolor, che mi piaceva tantissimo, volevo sperimentarlo da tempo. Tra l'altro vi lascio i nomi delle tatuatrici perché sono tutte donne, da cui sono andata qua sotto nell'info box, e i relativi profili Instagram, così potete andare insomma a vedere. Ed è decisamente bellissima, mi piace davvero tanto questo stile, in più è molto delicato il tratto. E poi sul polso mi sono tatuata invece la sua firma, scansionando i vari documenti per scartoffie e cose varie. Ho scansionato anche la sua carta d'identità e c'era appunto la firma. Ero già intenzionata a scrivere il nome e appena ho visto quella mi si è accesa la lampadina, ho detto aspetta, cosa c'è di più personale della firma scritta da lui con la sua calligrafia? E quindi ho tatuato questa con due ali di fianco, sia una all'inizio e una alla fine. Adesso l'ho ripassato, quindi lo vedrete parecchio nero, perché appunto l'abbiamo fatto con lo stesso ago dell'onda, quindi era venuto sottilissimo e non lo so, stonava un po' anche con gli altri. Mi piace molto anche il punto. Certo, era meglio farlo sulla parte sinistra perché è la parte del cuore, bla bla bla, però ci sta quell'altro e appunto non avevo spazio per fare una scrittina così carina e poi me l'ero immaginata qua. Vi avevo detto che avrei tenuto questa zona per fare una cosa speciale e quindi eccolo qua. Detto ciò, l'update dei miei tatuaggi in realtà è finita, vedremo cosa ci aspetterà quest'anno. Per ora non ho nessun altro tatuaggio in programma, ma chissà, magari mi sveglio un giorno e me ne vado a fare uno. Ormai sono arrivata a questo punto perché dovete sapere che quando ne dovete fare uno, due, sono i primi, siete super ponderati e li fate, ci pensate tipo per mesi, anni, e io all'inizio ho fatto così. Tuttora io ci penso perché sono molto razionale su tutto quello che faccio, però mi sono resa conto che magari mi butto un po' di più perché dico tanto ne ho tanti, metti caso che viene uno che non mi piace o che mi piace meno, si disperderà tra tutti quanti. Questo è il mio pensiero, forse è sbagliato, forse è giusto, chi lo sa. Però ecco, spero quelli che vi ho fatto vedere vi siano piaciuti, fatemi sapere qua sotto se voi avete idea di quale tatuaggio magari vi farete in futuro, quanti ne avete, se ne avete uno solo, se siete ricoperti dalla testa ai piedi, insomma sono molto curiosa di sapere tutto riguardo questo argomento perché che sapete che è una delle mie grandi passioni. Non mi sono affatto pentita di essere una ragazza tatuata, anche perché avere braccia, gambe diventa poi impegnativo e se non ve la sentite, cioè davvero vi rovinate l'esistenza, ve lo dico. All'inizio mi creava un sacco di disagio, raga, perché mi guardavano le gambe, e un conto è essere self-confidence, avere appunto sicurezza in se stessi e quindi dire ok, mi guarderanno le gambe, guarda che sventolone di gambe, eccetera eccetera. Un conto è dire oh mio Dio, mi stanno guardando le gambe, ho le gambe brutte, flaccide, grosse, bla 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 bla. Quindi era diventato un disagio. Ho imparato a fregarmene ultimamente, ma perché cioè o così o appunto mi buttavo direttamente nel Tevere rischiando di diventare probabilmente un supereroe radioattivo, però non è successo, sono ancora qua e quindi insomma ce la siamo scampata. Detto ciò, aspetto di leggere i vostri commenti, se il video vi è piaciuto pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, io vi mando un bacio immenso e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao.